E bentornati in questo nuovo episodio domenicale per questa volta di F123 con la nostra Subaru Baracca e lo sterminatore degli Appennini, Giovanni Storti. Siamo qui oggi di domenica perché siamo al Gran Premio di Spa e oggi andremo a disputare ovviamente la qualifica e la gara sprint in attesa del Gran Premio di domani. Quindi ragazzi, bando alle ciance, mi raccomando spolliciate qui sotto per farmi sapere che questa carriera, questa serie vi sta piacendo e tuffiamoci subitissimo in queste qualifiche e ovviamente noi ci vediamo in griglia per la sprint. Benvenuti alla sprint di oggi, per quello che si prospetta un fantastico fine settimana. Dopo le qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla griglia della gara sprint di oggi. Il campione del mondo, Max Verstappen, parte dalla pole position. E Lewis Hamilton completa la prima fila. Quindi il resto della griglia. Leclerc, Sainz, il tristo mietitore, Perez, Russell, Norris, Bottas, Albon, Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Stroll, Tsunoda, Oscar Piastri, Hülkenberg, Zhou, Magnussen, Besti, De Vries e Logan Sargeant. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Ebbene così ragazzi, che bella qualifica. Poi ovviamente Spa è una pista molto veloce, noi che abbiamo tanto motore ci ha dato veramente una grossissima mano. E infatti partiamo dalla P5, dopo essere restati dietro Verstappen di pochissimo ed eravamo secondi per praticamente mezzo giro, nel settore guidato ci siamo trovati un pochino in difficoltà, siamo arrivati settimi e poi abbiamo recuperato queste due posizioni praticamente alle ultime due curve. Quindi ragazzi, abbiamo fatto veramente il botto, ma speriamo di non farlo adesso in questa sprint perché curva 1 arriva subito. Noi partiamo dalla parte sporca, sicuramente arriveremo molto molto stretti e dobbiamo cercare di non fare il botto proprio con le Ferrari qui davanti. Ma andiamo a vedere un attimo la strategia. Qui ci consiglia sinceramente la media, ma io vorrei prendere la rossa, voglio essere bello aggressivo in questi 5 giri di gara e quindi praticamente la rossa consuma quanto la media, quasi un pochino di più, però alla fine siamo lì. Quindi rossa, ci portiamo, va benissimo anche un giro e 6 in più di serbatoio, di carico nel serbatoio. E ragazzi, attenzione a curva 1, si abbassa la frizione, acceleratore fino all'asfalto e via 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 al via questa gara sprint in quel di Spa. Attenzione, Verstappen prova subito a difendersi, ma noi prendiamo benissimo l'interno, abbiamo trovato lo spazio giusto e infatti siamo tutti con la soft, a parte Leclerc con la media, almeno qui davanti cerchiamo di utilizzare quanto più hertz possibile almeno per il momento. Ed ora possiamo anche stare un pochino più tranquilli. 4 decimi, Leclerc si prende la seconda posizione, quindi va a superare i 9 volte campioni del mondo Hamilton e Verstappen, con Verstappen terzo ed Hamilton che scivola addirittura quinto. Abbiamo fatto praticamente uno scambio con la Mercedes e attenzione, 8 decimi. Lì dietro si stanno battagliando, stessa strategia anche per Sainz, anche lui gomma media,
dallo Smooth Operator. E va benissimo, ragazzi. Vi ricordo che siamo sempre a 89 di difficoltà, l'abbiamo alzata, ma come detto, sul dritto siamo un portento, nel guidato facciamo un pochino cacchicchiare, visto che telaio e aerodinamica non sono così tanto sviluppati quanto il nostro motore, e quindi facciamo difficoltà, ma finché riusciamo a tenerli dietro, finché riusciamo a tenerli a bada, non dovrebbero esserci problemi. Infatti guardate sul dritto quanto guadagniamo, ragazzi. Due decimini, riusciamo a prenderceli sul dritto. Bella spa. E non vedo l'ora di arrivare a Monza. Non vedo l'ora di arrivare a Monza. Tra l'altro poi, ovviamente, dopo la gara di domani del Gran Premio vero e proprio, ci troveremo a fare la pausa stagionale. Ovviamente non passerà tantissimo, visto che solo nel gioco ci sarà la pausa stagionale. Noi continueremo tranquillamente e venerdì arriverà il Gran Premio d'Olanda, se non sbaglio, sì, il Gran Premio d'Olanda. Però per il momento intanto concentriamoci qui un attimino, che siamo nel secondo settore e cerchiamo di farlo bene, di affrontarlo nel migliore dei modi, e poi finisco il discorso. Aia, mamma mia, che rischio per il nostro Giovanni Storti. Bacio il muretto, ma nessun danno, spero. Niente, niente di niente, va benissimo così. Molto molto buono. Quindi devo ricordare di staccare un pochino prima. 4 decimi, recupera Leclerc, recuperano tutti in realtà, anche Hamilton, che riesce a prendersi la posizione su Sainz. E vi dicevo, non vedo l'ora di andare a farmi il Gran Premio di Monza, dove lì veramente dovremmo fare fuoco e fiamme con questo motore super mega ultra giga potenziato. E lì sarà tutto motore, lì non ci interessa niente di aerodinamica, non ci interessa niente di telaio, lì si corre e basta, lì si corre e basta. 45-1, noi 45-3, Verstappen giro veloce, adesso c'è il DRS, cerchiamo di scappare via, perché qui la scia e il DRS fanno veramente tanto, fanno tanta tanta differenza. E vediamo quanto si avvicinerà. Noi con Hertz spalancato, ovviamente, fino in fondo. E non guadagna neanche tantissimo, non guadagnano neanche tantissimo. Forse perché sono in battaglia, e a noi questo fa più che bene. Tre giri rimasti per questa sprint, che sembra poter decretare già un vincitore, ma ancora nulla è scritto. Ancora nulla è scritto. Io spero che continuino a lottare, 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 perché qui si può fare la storia, ragazzi. Qui si può fare la storia. Prima, ancora prima. Che se no ci mettiamo in difficoltà anche in questa di curva, in quella successiva. Primo settore sempre viola, guarda caso quello con col motore, solo di motore. Secondo settore, Leclerc, ruota a ruota, cattivissimo Leclerc. Mamma mia, con che cattiveria si voleva buttare dentro, ci ha dato una ruotata, ma ha fatto finire in Olanda, sono arrivato già. Grazie, grazie Leclerc. E infatti abbiamo perso in quell'ultimo settore. Ma a noi va bene comunque. A noi va bene comunque. Ultimi due giri rimasti. E questa Subaru Baracca spinge come non mai. Cerchiamo di salvare un po' di Hertz, che ci servirà sicuramente nel terzo settore e anche poi all'ultimo giro. Attenzione, attenzione. Mamma mia, non guadagna. Un solo decimo guadagna. Un solo decimo. Brutta, brutta, presa male, male. Si avvicina Leclerc, si avvicina Hamilton.
Non è vero, si avvicina Verstappen, scusate. Ho avuto un abbaglio. Attenzione, attenzione, sono vicinissimi. Vuole provare l'attacco già qui. Noi si lascia, sì, lo spazio aperto, ma si chiude. Si chiude la porta in faccia qui a Leclerc. Si frena un pochino più prima. E questa è andata bene. E questa è andata anche meglio. Bene ragazzi, bene ragazzi. Si tiene, si tiene, si tiene. Hertz e via. Hertz e via. Si guadagna con l'Hertz aperto. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, una super baracca qui in quel di Spa per questa gara sprint che potrà decretare il nostro Giovanni Storti come primo posto per la gara di domani, e sarebbe qualcosa di fantastico. Noi andiamo particolarmente bene nelle gare dove c'è la sprint, particolarmente bene. Anche a Red Bull Ring abbiamo fatto bene. Poi dove è stata a Baku, mi sembra abbiamo fatto qualcosina, se non sbaglio. Quindi diciamo che in questi weekend così spezzettati, perché alla fine il setup lo puoi creare solo durante le prove libere 1, perché poi c'è la qualifica. In prove libere 2 non puoi cambiare nulla, perché sennò vai in penalità, perché appunto c'è il parco chiuso, poi la sprint, poi la gara. Si ha poco tempo, dovrebbe essere più difficile gestire questi weekend così. E invece noi andiamo molto molto bene, eh? Attenzione, Verstappen finalmente riesce a prendersi la seconda posizione ai danni di Leclerc, che prova ad affondare il colpo su Giovanni Storti, sulla Subaru Baracca, ma non ci riesce, e quindi Verstappen ne approfitta e dice: ora ci provo io, il tutto per tutto, all'ultimo giro, è vicinissimo, 2 decimi, 1,5 decimi, 1 decimo! E adesso si allontana di nuovo, perché Giovanni Storti chiude tutto, chiude tutto, chiude tutto, chiude la Saracinesca, abbassa, dice: da qui non si entra, riprova domani. Mio caro, riprova domani, che oggi è il sabato di Giovanni Storti con la Subaru Baracca. Signori, che gara sprint fantastica, fantastica. Si parte quinti, si finisce primi. Giovanni Storti ovviamente pilota del giorno per questa gara sprint, che porterà ovviamente 8 punti altri ulteriori alla nostra Subaru Baracca. Bene, bene, bene. Tra l'altro era partito bene anche il nostro Piastri da 16esimo, e sono curioso di vedere dove si arriva. 17esimo, ha perso una posizione, ma finché mi resta davanti a Vesti io sono comunque contento. Andiamo un attimo lo sguardo alla classifica. Allora, 79 punti per noi e siamo praticamente a 2 punti da Norris, e va benissimo, se riusciamo a tenere questo ritmo ci allontaniamo ancora un pochino di più, però credo che Sainz sia quantomeno imprendibile, almeno per questa stagione, quindi se riusciamo a rimanere settimi fino alla fine è tanto di guadagnato per essere la stagione di debutto. Sesti invece nel campionato costruttori con la McLaren, che è a 4 punti di distanza, quindi si può ancora raggiungere. 6 punti di distanza invece per la Aston Martin, che è quarta, anche quella si può raggiungere con qualche bella altra gara, però ovviamente dobbiamo continuare su questa linea. E niente ragazzi, quindi io vi do appuntamento ovviamente a domani per il Gran Premio di Spa Francorchamps. Sempre forza Subaru Baracca ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.